Buongiorno a tutti. Mi dispiace per quelli che sono in piedi. Dunque, io sono Brunello Favilla e sono organizzatore dell'evento insieme a Lorenzo Ciancarini. Oggi siamo qua per ascoltare l'architetto Guillermo Vázquez Consuegra. Ieri gli abbiamo fatto fare una lunghissima visita, tutto il giorno, spero molto stancante. Spero che però gli sia servita per trovare l'ispirazione per parlare oggi. E, come sapete, questo ciclo di conferenze è stato organizzato dal corso di Ingegneria e dell'Architettura dell'Università di Pisa. Non smetteremo mai di ringraziare tutte le aziende, gli enti che ci hanno permesso di realizzare questo progetto. E quindi, primi fra tutti, Marmi Carrara, Franchi Umberto Marmi, il Rotary Club Pisa e il Forum Austriaco della Cultura, che hanno contribuito finanziariamente a questo progetto. Il programma di conferenze è organizzato in collaborazione con 120 Grammi, con l'associazione LP, la Federazione degli Architetti PPC Toscani e Live Green Blog. E ha il patrocinio della regione Toscana, del Comune di Pisa e del DESTEC dell'Università di Pisa. Inoltre è supportato anche dall'Istituto Francese di Firenze e dal Centro Stampa Dottor Plot di Pisa. E ovviamente ringraziamo anche voi, studenti, professori, professionisti e appassionati di architettura, che siete qua e che siete venuti così numerosi anche oggi. Adesso passo la parola all'assessore alla cultura, Andrea Ferrante. Per un brevissimo saluto. Io volevo innanzitutto complimentarmi con gli organizzatori di questo interessantissimo ciclo di conferenze e lezioni, perché è sicuramente una rassegna che consente alla città non solo agli studenti, agli studiosi e professionisti, ma all'intera città di confrontarsi con il tema dell'architettura ad altissimo livello, entrando a contatto con grandi maestri. Quindi ho avuto modo di seguire la costruzione di questo progetto e devo ringraziare chi ci si è dedicato, perché credo sia stato fatto un gran bel lavoro. Ovviamente il ringraziamento è esteso al corso di laurea, che è l'ente promotore di questa iniziativa. Io purtroppo mi perderò questa conferenza perché ho un altro impegno, ma sicuramente sarò con voi nelle prossime occasioni. La presenza del corso di laurea in Ingegneria di Architettura e di soggetti, associazioni che si stanno muovendo con intelligenza e con lungimiranza su questi temi in città, ci sta consegnando occasioni importanti di approfondimento, di studio, e credo che questo sia un gran bene. Insomma, l'amministrazione è sicuramente dalla parte di chi sta mettendo in campo questo impegno, perché sappiamo che per la città questo significa un grosso arricchimento sul piano culturale e un completamento, direi, di un'offerta che su questo lato in tanti anni è stata forse più debole di quello che la città richiedeva. Quindi un in bocca al lupo per le prossime iniziative e un augurio di buoni lavori oggi, e un saluto ovviamente al maestro Guillermo Vázquez Consuegra. Grazie. Ora lascio la parola al professor Lanini, che introdurrà l'opera dell'architetto Consuegra, e poi potremo ascoltare il maestro direttamente. Buonasera, per me è un grande onore, oltre che un grande piacere, presentare a Pisa Guillermo Vázquez Consuegra, presentarlo agli studenti, ai colleghi architetti presenti e alla città che era rappresentata dalla sua amministrazione con l'architetto Ferrante. Chiaramente non intendo ripercorrere una carriera molto brillante che ne ha fatto uno dei più importanti architetti spagnoli della sua generazione. Una generazione che ha iniziato ad operare alla fine del franchismo ed ha traghettato l'architettura spagnola verso la democrazia, quindi verso tutta una serie di opere civili che dovevano rappresentare le nuove istituzioni. Una
generazione che ha ricostruito, che ha costruito la Nuova Spagna e ha riportato l'architettura spagnola al centro del dibattito internazionale. E questo accadeva proprio in quegli anni in cui invece iniziava l'eclisse dell'architettura italiana da quello stesso dibattito. Due sinusoidi che si incrociano in un certo momento storico, stiamo parlando intorno alla metà degli anni 70, inizio anni 80, che sono proprio gli anni della formazione e poi dei primi esiti professionali di Guillermo, che tra l'altro ha avuto un rapporto molto intenso, molto profondo con la nostra cultura architettonica e quindi ce lo rende più immediatamente vicino e comprensibile rispetto ad altre esperienze, proprio anche per questa sua innata straordinaria capacità che ha di lavorare con gli strati e le misure della città storica, come hanno saputo fare i nostri grandi maestri del passato, Terragni, Libera, Moretti. Guillermo Vázquez Consuegra è un architetto che gli studenti devono imparare a conoscere molto bene, perché le sue opere sono sempre perfette da un punto di vista didattico, anche senza essere dimostrative, non c'è nessun teorema da svolgere in quelle architetture. Però fin dai primi schizzi, fino alla realizzazione, si capisce che la sua architettura, come tutta la grande architettura, prima di essere una scelta di forme, che molti architetti oggi scelgono a catalogo, no? Quasi come se si trattasse di un'operazione di prêt-à-porter, prima di essere una scelta di forme è una serrata sequenza di scelte, di decisioni che hanno il loro centro nello spazio, nel lavoro sulla massa, sui volumi, sulle tipologie, sulla costruzione, sui materiali, sul colore. Sostanzialmente sono architetture che riguardano la vita delle donne e degli uomini che quelle architetture le abiteranno. Come diceva Miss Van der Rohe, noi non inventiamo uno stile ogni lunedì mattina, perché per noi è la vita ciò che decide. Quelle di Guillermo Vázquez Consuegra sono delle architetture che si riconoscono immediatamente, eppure non sono mai uguali a loro stesse. Mi fa anche molto piacere che ci siano molti colleghi architetti pisani, perché Guillermo Vázquez Consuegra è anche uno straordinario professionista, proprio perché è un architetto estremamente realista. Realista nel senso che i suoi edifici riescono a tenere insieme con grande equilibrio formale, l'equilibrio formale appunto è un punto da raggiungere, apparentemente senza sforzo, le tracce dei luoghi, il programma richiesto, scelte costruttive ed espressive, apparati normativi e poi l'uso privato e civile che si farà di questi manufatti. È una forma che mette spesso, quella raggiunta, poi è una forma che mette spesso in scena la ragione pratica degli edifici, la loro ragione d'essere più intima, che in fondo è un atteggiamento scevro da qualsiasi moralismo e che negli anni lui ha seguito e con costanza e ostinazione gli ha dato modo di produrre delle ottime architetture. Sono architetture solide e non sproporzionatamente costose, sono architetture attente a ciò che chiede la committenza, l'ambiente fisico e sociale in cui sono circoscritte, e sono in realtà architetture fatte con quel sano e gentile realismo che è la misura di tutta l'opera di Guillermo Vázquez Consuegra. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto mi piacerebbe scusarmi per il mio italiano, che italiano no? Non mi ricordo adesso, però è un po' una impostura, perché veramente, però penso che qualcosa si può capire. E devo ringraziare all'organizzazione di questo evento, soprattutto al corso di ingegneria e architettura, per l'invitazione. Dalla persona di Luca Lanini, che le ringrazio anche per queste bellissime parole sempre troppo elogiose sul mio lavoro. E veramente per me è stato un privilegio enorme ritornare a Pisa dopo tanti anni. E veramente ieri abbiamo fatto un giorno bellissimo, molto intenso, troppe emozioni.
perché abbiamo visitato un po' tutto il campo, la Piazza dei Miracoli, la Certosa di Calci, fantastico Camposanto, anche andiamo a vedere, siamo andati a vedere anche il restauro dei freschi del Camposanto, una enorme quantità di esperienza fantastica, veramente un privilegio e un'esperienza indimenticabile. Ringrazio tutti gli organizzatori, perché abbiamo visto anche della mano del responsabile, no? Delle persone, degli esperti, che cambia completamente anche la percezione delle cose che abbiamo visto. Bene, io mi piacerebbe mostrarci in questa sera alcuni progetti che, come non so, ho portato con me abbastanza, io pongo immagine, mi piacerebbe cominciare direttamente con i progetti e fare alcuna riflessione durante, diciamo, la propria esposizione di progetti. Mi piacerebbe cominciare con questo progetto che il Museo Nazionale di Archeologia Subacquatica a Cartagena, nel Levante spagnolo, che è un progetto costruito in un territorio splendido, che come è sempre territorio portuale, perché Cartagena, che ha continuato i passi dell'esperienza di Waterfront, l'esperienza americana, che hanno avuto anche in Spagna esperienza molto interessante, a città come Barcellona o Vigo, dove io stesso ho ottenuto la possibilità di contribuire, sono dei spazi che vengono colonizzati della città e contribuendo a migliorare abbastanza, diciamo, questo spazio un po' privilegiato dove la città finisce e comincia il mondo, che queste spazio portuale. Cartagena è una città che possiede una geografia assolutamente spettacolare, è una città che arriva al mare e l'incontro con il mare si trova in questo molo, che è il molo che è l'ultimo, il fine, che è l'ultimo elemento che determina questa il rapporto con il mare. E questa, diciamo, appropriazione della città, di questo spazio portuale, uno dell'edificio che abbiamo costruito è questo del museo di archeologia subacquatica, che, essendo anche Cartagena, è un museo nazionale. E il museo, come ad essere un museo nazionale, diciamo, il programma si divide in due elementi importanti: da una parte un centro di ricerca e un altro è il museo propriamente stesso. E vanno a essere considerazioni anche di questo tipo di programma, da una parte, però basicamente in questo caso saranno questioni che vengono vinculate al luogo. Un spazio portuale non è un spazio, diciamo, della città, ma non è un spazio nel senso, diciamo, statico della città costruita, è un spazio diverso, un spazio che si percepisce sempre in transito, mutazione continua. L'architettura che abbiamo proposto è un'architettura che si deve a questa situazione, diciamo, propria di un spazio portuale, non prende né della, diciamo, delle barche, dell'architettura delle barche, come ha successo in una determinata tendenza, diciamo, della modernità, né
né per altra parte della, della città, diciamo, urbana, no? Nel senso che è un'architettura che ha una relazione maggiore con tutta l'atmosfera, con il mondo, diciamo, cambiante, mutante del porto, con le vai-vai e nel vai-vai, Ida, non so come si chiama, vai-vai, via-vai, delle grandi barco, della grande barco, pacchebotte, da una parte il movimento delle gru, tutto questo io penso che è più prossimo alla definizione della, o la configurazione formale dell'edificio che, diciamo, la fabbrica urbana della città di Cartagena. E la situazione è nella, in queste waterfront, in questo bordo marittimo della città, è stato, penso, definitivo nella organizzazione formale del progetto. Questa divisione in due elementi sembrava che era, di una maniera soddisfaceva diciamo, la domanda o il richiedimento, diciamo, di programma di dividere in due il progetto, però basicamente, e questa è la ragione principale, lascia tra le due un spazio che è un spazio che va in continuità con l'spazio pubblico del molo portuale. Cioè che l'edificio non ha voluto essere un ostacolo nel molo, per il contrario, dato che questo è il nuovo passeo, la nuova passeggiata, il nuovo bordo marittimo, io pensavo che l'edificio non dovrebbe essere, diciamo, un elemento in metà, sino ad aprirsi, lasciava questo un spazio interno, che è un spazio di intermediazione, un spazio di transito, un spazio di articolazione tra la, la propria architettura e la città. E sono due elementi assolutamente diversi. Da una parte l'elemento che corrisponde al centro di ricerca, un elemento opaco, forte, con una geometria rigida, che in alcuna maniera, diciamo, dialoga con la città, con le mura della città, e di un'altra, un altro elemento più trasparente, almeno la parte che corrisponde alla parte interna, che è un lucernario che introduce, che mette la luce all'interno del museo, perché il museo si sviluppa dentro, dentro della terra, no? Perché sembrava che all'essere un museo di archeologia subacquatica, subacchea, considerava pertinente che l'usuario, l'utente, se entrasse scendendo all'interno del museo per vedere, per trovarsi lì il patrimonio, un patrimonio sommerso che occupa oggi lo spazio che occupava prima, perché ovviamente questo è un spazio di molo, un spazio guadagnato al mare, dove prima era il mare, e adesso, diciamo, i materiali ritornano al suo origine, adesso sotto la pesante cappa di, diciamo, di pietra del molo. Il museo, pertanto, questo è pertanto lo spazio lucernario, e questo è lo spazio tra le due edifici, da maniera che all'interno del museo si scende tramite questa rampa che scende al museo. Il museo con queste, questo è lo spazio della caffetteria, che è l'unico, diciamo, spazio fisico che si trova dentro di questo elemento lucernario, che è un elemento assolutamente vuoto. Qui c'è un passaggio che permette che questo spazio della, diciamo, della piazza, dello spazio della antesala del museo, ha una comunicazione diretta anche con il bordo marittimo, con il mare. All'interno questa passeggiata, questo passaggio si presenta dentro di questo grande volume del lucernario, no? Anche qui le lettere, no, hanno questa, il disegno delle lettere che viene tagliato, parlano di questa condizione
del museo, museo interrato, del museo del volume emergente, sì, museo sotterraneo. Questo è l'espazio, l'entrata al museo, possiamo dire che è quasi una metafora di un'immersione nel mare, no? Tramite questa rampa, dove descendiamo, questa viene alla, descendiamo della rampa, che qui si vede qui basicamente tutto lo spazio dei laboratori, atelier, amministrazione, eccetera. Invece di qua è un vuoto, questo spazio, salvo questo spazio destinato alla caffetteria, che è questo spazio di qua, dove appare questo nucleo di comunicazione verticale. Invece dentro si produce già sottoterra questa connessione tra le due corpi. La hall d'entrata che permette questo accesso a tutto il resto di equipamento, diciamo auditorio, libreria, eccetera, eccetera, e cominciamo un percorso del museo, dove con differenti livelli, cioè come se fosse diciamo, un socalo tagliato, no? Queste sono alcune immagini all'interno del museo. Questa è la scala che permette che sale alla caffetteria. E questo permette, questo museo interrato, in alcuna maniera permette che il museo ha in questo punto una altezza di 15 metri, che per essere un museo abbastanza piccolo, ha di pronto un'altezza insolita, no? Però che va abbastanza bene per risolvere tutti questi problemi di contenuto, se può sospendere alcuni elementi di esposizione del museo. Questo è il corpo, questo è il corpo del centro di ricerca, che oggi è diventato anche esposizione temporanea, perché c'era una parte di programma che non è stato costruito, che era una cosa che era molto importante, penso, per il progetto, che era questo rapporto tra l'edificio e il mare tramite una finestrone, però che purtroppo non ha potuto farsi, che era questo di qua. Questo elemento che era molto importante, che dalla hall lo spazio per le posizioni temporali era queste, e che arrivava fino al molo, alla parete del molo, attraverso un grande finestrone. Questo per ragione non solo economica, perché non era economica, sino io penso di coordinazione tra differenti istituzioni, non ha potuto andare avanti, e finalmente diciamo che questo spazio di qua è diventato anche museo, parte diciamo del museo, che è questo spazio di qua. Questa è la biblioteca, questo è un spazio che è molto lungo e che viene percorso per questi due lucernario che sono aperti alla orientazione di nord. Questo è lo spazio che è l'antesala diciamo, del museo, però allo stesso tempo un spazio pubblico. Questo è un tipo di spazio che Manuela, Retano e Luca conoscono abbastanza bene, nel senso di che a me mi è piaciuto sempre risolvere quel problema della inserzione o del rapporto con il contesto urbano tramite un vuoto, un grande vuoto, quando il vuoto non è, diciamo, un spazio secondario, ma è lo spazio protagonista, è lo spazio diciamo, fondatore del progetto. In questo caso diciamo che il progetto parte dalla costruzione di questo spazio come una maniera di ancorarsi nel luogo, perché il progetto deve sempre ancorarsi nel luogo, però deve essere attento al mondo degli altri luoghi, perché i luoghi formano
una costellazione di luoghi, e il progetto deve stare attento non solo al luogo proprio, ma anche agli altri luoghi, cercando anche la, non so, a volte il suono della vita, a volte la modernità. E in questo caso questo spazio, che alcuni critici hanno chiamato de sociabilità, de civiltà o de cittadinanza, e che Luca e Emanuele hanno chiamato sagrado laico, che mi piace abbastanza, come, è sempre per me un spazio che a me mi piacerebbe chiamarlo spazio della mediterraneità, no? Che è un spazio che appartiene a questa cultura nostra, e però che io penso che l'architettura contemporanea deve assumere, diciamo, al di là del linguaggio, il linguaggio del vocabolario formale, no? Questo spazio, diciamo, come elemento generatore di progetto, questo grande vuoto, quanto spazio, appartiene anche ad altri progetti che abbiamo fatto. Per esempio, questo è l'Università di Economia a Vienna, un concorso che abbiamo fatto alcuni anni dopo, di Cartagena, dove già il proprio master plan prevedeva, diciamo, il protagonismo della presenza degli spazi pubblici, nel senso che l'edificio della facoltà era chiaramente frammentato in sei costruzioni, lasciando un grande spazio pubblico tra di loro. Noi ovviamente non solo riprendiamo questa volontà del master plan, ma anche lo reinventiamo dentro del nostro progetto. E continuando, questo deve essere sempre il limite della costruzione, queste linee nere, e noi abbiamo diviso portanto l'edificio in due, uno che segue questa geometria, e l'altro in questa posizione parallela al Prater di Vienna. E questo era questo spazio centrale che si incorpora, diciamo, del piano diritto al resto degli spazi di master plan, e sono sempre elementi comuni. Questo era lungo, era lo spazio di dipartimento, e l'altro era di aule, e sempre anche con elemento verticale, l'apertura dell'elemento verticale che permetteva non solamente, diciamo, questo spazio longitudinale, ma anche le passe, era un poco questo. Anche c'era un altro progetto che mi piacerebbe mostrare rapidamente, fatto a Siviglia, che è questo è il padiglione di navigazione che ho fatto alcuni anni fa per l'Expo nel 22, e qui c'era in questo vuoto che era di un padiglione che ha bruciato. Non so se, bueno, sei molto giovani, però nel 92, bueno, alcuni giorni prima dell'inaugurazione, è stato bruciato un padiglione che era qui, padiglione delle scoperte, che si chiamava. In questo spazio sta previsto la costruzione di un insieme di edifici che appartengono sempre al comune della città. Questa è la gerenza urbanismo, si chiama, la delegazione di urbanismo della città, e un altro che è un centro culturale, tutto questo. E allora noi abbiamo proposto due pezzi, due edifici, una sorta di metafora urbana in questa, diciamo, pezzo di città che non ha urbanità nessuna in questa area. Perché diciamo che in Siviglia, diciamo, l'architettura, buona parte della sua architettura, introduce il parametro urbano dentro della propria architettura. Questa è una roba che a me sempre mi ha prodotto, diciamo, un'enorme sensazione, nel senso che le piazze, strade, in modo di galleria, ballatoio, eccetera, del patio, diciamo, sono l'elemento urbano che contiene la propria architettura.
al di là, diciamo, di tipologia, ma più di tipologia edificatoria, è un atteggiamento, è una maniera di costruire la città lungo la storia. E portanto qui l'idea era portanto in un spazio dove non c'era, diciamo, riferimenti architettonici, neanche urbano, era produrre un pezzo di città, una strada che viene collegata con alcuni elementi che, come succedeva a Vienna, erano degli elementi che l'elemento comune era un auditorio, un ristorante, una biblioteca, eccetera, eccetera, che era, che a modo di ponti, di passarella, consentevano connettare le due molesto qui, va bene? Sì. E questo era un modello che, bueno, si situava in un terreno che scende verso il fiume, per lo tanto il corpo più piccolo, c'era anche una verde copertura verde. Questo era un po' la, diciamo, questo spazio del modello. Questo è un progetto di abitazione sociale, social housing a Madrid, che abbiamo finito tra poco, e che in alguna maniera partecipa anche di questa volontà di, diciamo, formalizzare un spazio pubblico o un spazio aperto, diciamo, in questo caso collettivo, all'interno del proprio progetto di architettura. Qui siamo a Valleca, Madrid, l'ensanche di Valleca, dove la nostra partita è questa, il nostro sito, il nostro lotto è questo, dove già qui si finisce tutto, questa è la M40, un'autopista, un'autostrada, e qui di qua sono sempre area verde, questo è un giardino che ha fatto Toyo Ito, tutto questo, e qui vengono il giardino, anche le altre infrastrutture culturali, accademica, scolare, scolastica, non so. Qui noi, questa era la, diciamo, questo è il master plan, che il master plan che costruiva, diciamo, dei isolati chiusi, no? Questo era il nostro, che era un isolato, però che veniva anche tagliato per la presenza di questo elemento rotondo al centro, in maniera che era così. Dopo studiare evidentemente la condizione esteriore, abbiamo deciso eliminare tutte le due lati corti del quadrato, perché pensavamo, di una parte che era orientato a nord, eliminare pertanto le abitazioni che non avevano la possibilità di una buona orientazione, e dopo anche un rapporto, diciamo, più intenso con lo spazio esteriore. Di maniera che abbiamo, diciamo, lavorato sul disegno dell'isolato quadrato per finirlo. Questo è un tema che abbiamo già anche esplorato in un altro progetto in rota, che era così, che era alcuni anni prima. Questo è Rota, una città di Cadiz, al sud di Spagna. Questa è una base militare americana, la base militare di Rota, importantissima per loro, e che questa era aperta a questo è un bosco enorme, perché la base militare di Rota è più grande anche che tutto il termine municipale di Rota, pertanto, e questo è un vergelo, oggi un bosco, pertanto questo era un progetto che accettava, no? La possibilità di aprire questo isolato, frente all'isolato dell'Ottocento, che era sempre chiuso, lasciando lo spazio interno privato e lo spazio pubblico fuori. In questo caso stiamo provando la possibilità di
aprire questo spazio, in piano terra, a boulevard, boulevard centrale, e dopo aprirlo dove la vista era stupenda. No? Pertanto è un progetto, è una proposta che assume, diciamo, la coesistenza delle piani prato e continuo dell'esterno con, diciamo, la distorsione e la discontinuità delle mura interiori che alla fine conformano dentro, diciamo, un spazio centrale, un spazio che vogliamo, diciamo, verde, dove tutte le, diciamo, l'area di soggiorno erano aperte a questo spazio, mentre le camere di letti erano sempre fuori. Ah, questo è lo spazio, queste sono le piani che con una struttura molto semplice, di tre banda, che la camera di letto sul perimetro, e dopo una spina centrale con le servizi e scale, e dopo l'area di soggiorno e cucina aperto, diciamo, al spazio centrale. In piano terra si apriva anche, era aperto al boulevard, e questo, sì, questa discontinuità che parla un po' di questo rapporto più intenso con la natura, no? Frente per esempio a questo piano più continuo che si corrisponde, diciamo, al piano urbano, che si affronta alla costruzione, all'altra costruzione, che sono precisamente il resto degli isolati. Questo spazio centrale, questo spazio che scappa, diciamo, che fluye all'esterior tramite queste corte, questo taglio diagonale nel spazio centrale. Bene, per lo tanto qui a Madrid, questo è piano terra, abbiamo, diciamo, fatto questa descomposizione del blocco in due, in questo caso in due blocchi paralleli, che sono queste due, che viene connettati per le scale e gli ascensori, in maniera che questo è piano terra, qui sono le abitazioni di handicappati, tanto questo non è rappresentativo, però sì, qui mi piacerebbe segnalare per esempio i due elementi d'ingresso. All'ingresso si produce sempre dallo spazio centrale, di qua con una, diciamo, una quota della strada più bassa attraverso questa rampa che arriva al patio e da qui direttamente a proprio livello della strada. Questa è l'organizzazione di una pianta tipo, dove questa scelta tipologica permetteva abitazione con la doppia facciata, di maniera che tutte le piezze della casa avevano anche illuminazione e ventilazione naturale. Credo che c'è una... chiaramente qui si vede, c'è la abitazione, per lo tanto esteriore, che si aprono alle strade, mentre le case dentro si aprono, diciamo, allo spazio centrale e hanno una envolvente, un involucro diverso. Questo, le abitazioni che si aprono al patio hanno questa galleria, questo ballatoio che è privato, ovviamente viene tagliato in ogni caso, di qua, mentre che le facciate alla città vengono risolte, diciamo, in questa struttura in cemento armato pulito. Bueno, pulito no, pulito si dice in spagnolo, però è che viene levigato. Esatto, levigato. No, che ha una textura
molto bella, perché ha eliminato questa prima cappa di cemento e ha lasciato queste cemento armato, però che è un po' scuro, che viene tinto un po' qui non si vede così, se sembra grigio, però è un po' scuro, quasi nero, però. Bueno, sono le sezioni dove qui si vede come l'edificio, le due blocchi, il parcheggio l'abbiamo risolto sotto le due costruzioni, che questo suppone un sforzo enorme, perché se deve, dobbiamo, diciamo, in alguna maniera dobbiamo fare compatibile la struttura del parcheggio con la struttura delle abitazioni, che non sempre è una questione facile. Però la volontà chiara era lasciare questo spazio centrale senza parcheggio, con la volontà di introdurre, diciamo, un giardino vero, un giardino con gli alberi di grande dimensione, grande porte. Queste sono le, portanto l'entrata, questi sono gli elementi di accesso dalla strada all'interior del patio. Questa è la strada al fondo, qui si arriva, questa si arriva allo spazio. Questi sono i social housing, che sono niente da vedere con il social housing italiano. Il social housing italiano sono case per ricchi, in comparazione con queste. Per esempio queste che abbiamo fatto di Rota e Cadice, il prezzo metro quadro, era, per dire qualcosa, era 350 euro. Questo sono un po' di più di costruzione. Questo sono 600 euro e questo 600 euro. Dopo, la qualità anche della costruzione è simile, no? È abbastanza simile, però veramente è un esercizio molto complicato di fare architettura, diciamo, con questo budget è così, così basso. E questi sono gli alberi, che anche gli alberi vengono da fuori, no? Queste vengono dalla Sicilia, perché sì, non esiste vivero, vivaio, non so come si dice in italiano, dove è vivaio. No? In Spagna non c'è questa cultura come qui in Italia. In Italia c'è la Toscana, importantissimo, c'è un altro vivaio a Sicilia. Questo sono sempre acacia, differente sofora, gledizia, differente tipo, però sempre acacia, e veramente vanno a conformare chiaramente un grande spazio verde. No? Questo è l'altro accesso. E qui si vedono le due blocchi con le scale, dove evidentemente tutti i nuclei del servizio si aprono a queste patio longitudinale, patio lungo. E siccome le abitazioni erano abitazioni di una parte che si aprono, diciamo, alla facciata, la facciata si risolve con questo tipo di fenestrazione, diciamo, orizzontale, lunga, mentre all'interno abbiamo utilizzato questa galleria, diciamo, protetta anche da questo elemento verticale, che permettono all'utente controllare la il soleamento, e da un'altra parte anche la privacità, no? Era così, questo pensava che l'interior potrebbe essere più dinamico, no? Più che all'interno. Queste sono, bueno, queste sono le due case, cioè l'abitazione, dove sì, solo mostrare che qui c'è una piccola terrazza che permette la ventilazione naturale di tutti gli elementi, diciamo, delle case, di maniera che non c'è nessuna pieza che non ha una ventilazione, diciamo, illuminazione diretta.
Ora, solo mostrare alcune immagini poche de un altro progetto de un po' più diverso en Nantes che era un in un quartiere, un ecoquartiere, che è un barrio, un quartiere ecologico, con un programma ibrido, un programma di un programma di parcheggi, locale commerciale, locale di commercio, supermercato, uffici, residenze d'anziani, kindergarten, eccetera, no? Questo è un progetto abbastanza grande, dove si chiedeva anche un elemento verticale, una sorta di torre piccola, per un elemento in questo punto. Questo era, diciamo, un richiedimento proprio del bando. Qui che era più difficile di trovare questa situazione che abbiamo visto nei progetti spagnoli, di cercare che questo progetto di abitazione ha sul proprio spazio esterno, proprio spazio collettivo. Diciamo, in questo caso, che era un progetto, bueno, che doveva anche costruire città, perché questo era un asse molto importante d'entrata della queste, si entra, viene di qua, si entra in città. Pertanto, io voglio solo riferirmi all'abitazione, perché l'idea, pertanto, di un progetto, questo, con il meccanismo di costruzione, la giusta posizione di usi. Qui era piano terra, sopra il piano terra che costruiva, diciamo, un zoccolo, che questo zoccolo continuo, questo zoccolo permetteva già, diciamo, formalizzare un po' il progetto di cara alla propria configurazione della strada. Questo permetteva fare come un giardino sospeso, un giardino in primo piano, dove mettere le abitazioni. Era questa così. Le abitazioni già potevano, diciamo, trovare una posizione che interessa alla propria organizzazione dell'abitazione, cercando la bella orientazione, cercando, diciamo, la distanza giusta tra di loro, e creando un spazio, diciamo, proprio nel piano superiore. Mentre qui, in questo caso, questo c'è un giardino filtrante che era obbligato anche per condurre, diciamo, le acque della pioggia. Era un giardino filtrante che, però, la continuazione del zoccolo, di alguna maniera, io ho pensato, obbligava alla costruzione di questo elemento pergolato per costruire questo elemento che si va costruendo con il locale commerciale, supermercato, eccetera, eccetera, di maniera che questo permetteva che sopra le abitazioni già potevano, diciamo, cercare una disposizione più libera, no? Questo è un po' il modulo, era elemento con terrazza, dove le terrazze hanno terrazza con due piani. E questo è sempre interessante, da avere in abitazioni che sono sempre piccole, da avere un spazio esterno interessante. In questo caso anche mettiamo di qua della vegetazione, differente vegetazione che sale tramite questo elemento metallico. Era sempre questo elemento che vengono coinvolto, diciamo, in una pelle, per controllare sempre questo tema della... Qui non voglio entrare, però perché era un complesso... qui alla fine questo era l'elemento de torre, che era un elemento che se...
Abbiamo pensato un po' in un elemento che si dissolveva in alcuna maniera, no? La prima costruzione, che era questa costruzione bassa, era risolta in alluminio, dopo era un vetro traslucido e finalmente un vetro trasparente in questo, diciamo, meccanismo di dissoluzione dell'elemento. Palazzo dei Congressi di Siviglia è anche un altro concorso che ha avuto la fortuna di vincere, in questo caso a Siviglia, e che si trattava dell'ampliamento di un parco feriale, esistente, che era questo di qua. Questo è un parco feriale che esisteva, che è abbastanza brutto, detto chi tra noi, però che ha obbligato a farlo, a costruirlo in un, non so, in un spazio che io penso che realmente non è che sia, diciamo, è più adeguato nella città. Però sono questa, da una parte si trattava, questo è il parco feriale, è un parco che ha basicamente queste tre grandi navate di mostre, di expo, sezione, e un spazio come questo, che è un spazio come questo anello di accoglienza, con una cupola qua al centro, e avevano bisogno di un grande e soprattutto auditorio, perché non di spazio espositivo, portanto il Palazzo dei Congressi è la summa di questi due edifici. Portanto questa, qui c'è una, siamo chiaramente fuori del centro storico della città, piena, come si vede l'architettura, piena periferia, in una condizione chiaramente suburbana. Questo era il lotto dove dobbiamo lavorare noi, il nostro progetto, questo era il limite del nostro area del concorso. E basicamente questo era il progetto, basicamente constava, il programma constava un grande auditorio, spazio di catering, alcune sala polivalente e poca cosa in più. Pertanto questo è un progetto che in questo caso sì che, diciamo, prende e analizza il luogo e in alguna maniera tutti questi elementi che sono limitazioni del progetto, questa strada che divide le due lotti del Palazzo dei Congressi, questo è un treno, questo è un tracciato della ferrovia, e dopo questa condizione suburbana con due gasolinera, questa qui da un lato un altro, sono limitazioni, però queste sono le limitazioni che costituiscono, diciamo, la materia del nostro progetto, o queste costrizioni sono, diciamo, la forza, o con questa costrizione, diciamo, è la forza del nostro progetto. È pertanto un edificio che si interroga sulla condizione propria del luogo e che risponde in alguna maniera a tutte le forze che confluiscono in questo punto, però senza che il progetto e la sua configurazione finale sia, diciamo, riflesso di questa situazione conflittiva. Io penso che l'architettura deve dare un passo avanti e arrivare a un punto d'equilibrio, no? Che è il punto d'equilibrio che noi chiamiamo la forma, diciamo, dell'edificio, no? E in questo caso, qui si vede chiaramente il percorso che un utente del centro potrebbe fare, l'accesso alle tre navate delle mostre, e dopo entrare nel nostro palazzo dei congressi, nel nostro auditorio. Qui, pertanto, in rosso c'è questa via di traffico che percorre sotto l'edificio. Pertanto è un edificio che è obbediente
alla ragione dell'intorno fisico dove deve costruirsi. L'architettura, io penso, appartiene al luogo dove è stato costruita. No? Non può essere, diciamo, sono molto lontano dall'idea di capire l'architettura come un oggetto che si può fare in qualunque posto. Io credo che deve radicarsi nel luogo, compromettendosi, diciamo, con la geologia, con la geografia, con la storia, con la cultura del luogo e della città. Questo era il programma era molto semplice, per lo tanto l'auditorio, la parte rossa e la parte azzurra, era che corrisponde a questo spazio di catering, no? Per dare di mangiare a 3.000 persone, perché il Palazzo dei Congressi è il più grande di Spagna, con 3.500 persone, il spazio di 1.500 persone. Anche dove avere anche un spazio, diciamo, di esposizione, però vinculato ai congressi, esposizioni congressuali. E la proposta, portanto, presenta questa, diciamo, due elementi, una piattaforma e una piattaforma orizzontale che viene elevata leggermente sulla strada per lasciare passare le macchine sotto, e su questa piattaforma mettiamo tutto il programma. E un altro elemento, un altro di questi, che si appoggia nella quota zero, la quota del, diciamo, del palazzo di del parco feriale esistente, e permette, consente, diciamo, l'accordo tra le quote delle strade e la quota superiore. Per lo tanto sono due elementi, un elemento in rampa e un altro elemento orizzontale. E manca un terzo, che era qui in questo disegno, che è il parcheggio, che l'abbiamo costruito la parcella nel sito che non era nostro, che era di loro, e loro finalmente hanno avuto un accordo e abbiamo dovuto prenderlo e metterlo dentro della nostra lotto, nostro sito. E quindi questa rampa è una rampa che è interessante perché, vediamo un po' avanti. Parlando sempre di questo spazio, no, di intermediazione, che abbiamo parlato di Cartagena, di Vienna, no? Questo spazio di transizione tra l'edificio o tra l'architettura, diciamo, la città, qui è chiarissimo anche, perché però qui sembrava che era quasi assolutamente necessario, no? Non si può in questa situazione sotto densità, suburbana. Io penso che non si può entrare direttamente all'edificio. Era necessario avere un spazio, diciamo, di transito. E questo spazio di transito costituisce questa rampa d'accesso. Perché io ho sempre la volontà o il desiderio non di costruire un edificio, ma costruire un luogo urbano. E in questo caso un palazzo dei congressi è un luogo di incontro, in questo caso ancora con più forza, è un spazio di incontro di tutti i cittadini intorno al mondo della cultura, della conoscenza, dell'entertainment, dello spettacolo. E, portanto, in questo caso era anche più pertinente, diciamo. Portanto, pensavamo che questo spazio di transizione tra la città e l'edificio, questo è il treno in rosso, e questo spazio di transizione era questo spazio, potrebbe essere questo spazio che pensavamo che potrebbe essere anche non solo un spazio, diciamo, cerimoniale, un spazio rituale di ingresso all'auditorio, ma anche un spazio funzionale, con spazio espositivo. Portanto abbiamo costruito anche questo muro di sopporto, diciamo, del tetto in sbalzo, è un muro che ha un spessore grande perché contiene dentro tutta l'area espositiva, diciamo, anche uno spazio espositivo
che vediamo alcune immagini. No? Qui queste, si vede come questa rampa è una rampa che ha un rapporto con questo spazio espositivo, che è un spazio positivo evidentemente che va salendo e si comunica dalla rampa con questo elemento orizzontale, di maniera che dallo spazio della rampa si può entrare in ognuno delle tre spazi positivi di queste, stiamo parlando di, perché questo non si vede bene, però stiamo parlando di questi spazi di qua, e con questo elemento. E dopo, bueno, si vede un po' questo, un patio che si mette dentro, bueno, parliamo un po' dentro. Queste sono le, come l'edificio passa sulla strada e si costruisce quasi sul voti, no? Perché quali, possiamo dire che, anche che è un edificio che si costruisce su due grandi vuoti, il vuoto delle strade, che è questo vuoto che permette, che consente il passo, e anche l'altro della rampa, che è un altro grande vuoto, è un spazio anche che permette o che consente, non so, di assumere funzione ancora senza descrivere, senza, non sappiamo, io penso che mi piacerebbe pensare che un spazio, l'edificio, no? Un spazio capace di contare, raccontare le storie del nostro tempo, però allo stesso tempo di ospitare il futuro. Pertanto, quiero decir, la considerazione di avere sempre una capacità, questo spazio indefinito di spazi e tempi che non sono, diciamo, perfettamente descritti nel bando, credo che sono molto importanti in questo progetto. Questa è durante il giorno, questa è la rampa e questo spazio di transito, invece la notte si convierte in un grande schermo, che è questa parete che non si vede, qui dove si proiettano, qui escono degli elementi di proiezione per fare le proiezioni su questa che non ho immagine, purtroppo, quindi, però che si utilizza abbastanza come schermo, diciamo, della... Questo è lo spazio, diciamo, tra l'spazio che sostiene, sopporte del sbalzo, che deve avere un spessore evidentemente dal punto di vista strutturale e che allo stesso tempo ha una risposta all'interno con questo diciamo, spazio espositivo in tre livelli, che può anche funzionare al margine del Palazzo dei Congressi. Questo può funzionare direttamente dalle strade, no? Questo è il punto di accesso, di ingresso all'edificio e che finisce anche in questo spazio che dovrebbe essere stato questo spazio di qua. Siamo in quella rampa e questo spazio che è lo spazio che connetta con il parcheggio. Questo era il parcheggio, un parcheggio in superficie e che veniva dopo una passarella e che permetteva arrivare a questo punto o bien della rampa o bien del veicolo privato. Come non hanno voluto costruire questo parcheggio, finalmente hanno obbligato a farlo nello spazio destinato al giardino. Pertanto abbiamo fatto un parcheggio interrato anche con il giardino sopra, però veramente questo spazio già non è, diciamo, un spazio di transito, di accoglienza, ma è diventato anche un spazio, diciamo, espositivo, un spazio anche il cul-de-sac che finisce là come un grande balcone, un balcone a strada. Qui si vede da questo punto, io penso che è interessante vedere come questa copertura permette costruire questa, diciamo, immagine di accoglienza dell'edificio, di accoglienza della città,
alla scala adeguata, diciamo, la grande scala, da una parte risolve anche la relazione con il vecchia costruzione e costituisce, diciamo, la soglia del nuovo edificio. Bene, questo è il grande spazio del vestibolo della hall, che è uno spazio espositivo destinato basicamente alle esposizioni che sono, diciamo, vincolate ai congressi. Un po' veloce. Bene, questo è il muro che noi abbiamo disegnato e si è costruito tutto in Siviglia. Questa è una roba che a me mi è piaciuto, perché è cercare sempre questo equilibrio tra lo artesanale e lo industriale, no? Io penso che un edificio di questa natura, che suppone un investimento importante in un'istituzione pubblica, deve servire per riattivare anche il tessuto, diciamo, produttivo della città. Pertanto tutto è stato costruito, cioè, a Siviglia, anche io ho disegnato queste muro cortina e tutti gli elementi, no? Da un'altra parte, che sempre, diciamo, sono sforzato in rifare e pensare l'architettura in termini di costruzione, no? Questo che Luca si è riferito prima, no? Di buscare l'adeguazione tra forma architettonica e sistema costruttivo, o, diciamo, la forma architettonica, l'architettura e la costruzione. Penso che l'architettura non può essere solo una sfilata di immagine rutilante, perché è una cosa molto seria. L'architettura costituisce, diciamo, l'escenario della nostra vita e deve contribuire anche alla costruzione della memoria collettiva di una comunità. Io credo firmemente che la qualità, diciamo, dell'architettura reside nella, diciamo, la densità della sua costruzione. Per me la costruzione, questo processo, già l'ho detto prima, che è un processo che parte, diciamo, dell'idea, di questa idea convierte in progetto e lo situa più tardi nel mondo delle cose reali, della realtà. E questo parliamo di un processo dove il pensare, il progettare, costruire vanno inevitabilmente uniti, no? No, sono due concetti assolutamente inseparabili. E questo è molto importante, perché io procuro sempre di vincolare l'idea del progetto alla conoscenza costruttiva, come parlavamo oggi in pranzo, e che è molto importante capire questo processo come un processo unico, continuo, il pensare, il fare. Qualunque scala, diciamo, del progetto, mi piace affrontarla con la stessa intensità, la stessa passione e entusiasmo. Mi interessa il dettaglio costruttivo quando il dettaglio costruttivo suppone una maggiore clarificazione della forma, no? Quando il dettaglio costruttivo diventa un episodio autonomo, no? In questo caso penso che si convierte, diciamo, in un elemento superfluo, però quando risolve problemi tecnici di una maniera, o quando deve risolvere l'incontro tra materiali diversi, questo è un tema molto importante, per come, da una parte l'elezione materiale, che chiaramente viene, si deve alla elezione progettuale, e la tecnica costruttiva, intentando sempre farla propria in ogni progetto. Però io penso che questo
come mettere in contatto, per esempio, materiale dove la capacità espressiva di ogni materiale non venga ridotta, no? Al contrario, no? Per esempio qui la brillantezza dell'alluminio, io credo che richiede questa esperienza più aspera del cemento armato. Il giardino è un elemento, a me mi piace tanto mettere dentro il patio, perché non solo perché forma parte della nostra cultura mediterranea il patio, ma anche perché in questo caso introduce chiaramente, diciamo, un sistema di lettura dell'edificio all'interno che facilita, diciamo, il movimento dell'utente chiaramente. Però per un'altra parte, diciamo, il patio è un'istituzione, credo che apporta una scala umana all'edificio, approssimando también allo stesso tempo la natura all'architettura. Qui è la, questo è lo spazio, questa è la terrazza della zona di pranzo, della zona che si apre sul giardino. Questo era il giardino che oggi è il parcheggio, e sopra il parcheggio abbiamo fatto questo giardino. E questo è anche il parcheggio, un parcheggio a 5 piani, 1000 macchine, 5 piani, con questo patio anche alberato che consente di non avere ventilazione meccanica, eccetera, eccetera. Adesso questo è il rapporto tra, diciamo, il parcheggio, tramite questa scala, gli ascensori comunica con il resto dell'edificio. Questo è il patio di palme che entra all'interior dell'edificio. Io penso che questo patio da una parte e questo atrio in rampa sono due elementi che permettono incardinare il nostro progetto alla cultura architettonica della nostra città. Non solo gli spazi di restaurazione, restaurazione mi riferisco alla zona di catering, diciamo, sfruttano di questa la presenza del patio. La presenza del patio anche nel grande auditorio consente una organizzazione asimmetrica, di maniera che la facciata al patio è continua e che viene filtrata per la presenza di una celosia in alluminio, mentre che da un'altra parte la facciata opposta è una facciata più angolosa, più quebrata, scende tramite le palchi, i balconi che si proiettano sul scenario, sul stage. Qui vediamo queste sono le due sezioni. No, non voglio entrare in queste. Queste sono alcuni accessi all'auditorio. E l'auditorio, questa è la facciata al giardino, qui si può vedere le palme, e che viene coinvolta tutto in una pelle d'alluminio, tutto l'auditorio. Questo è un tema che mi sembrava che era molto interessante. Come sempre si è utilizzato il legno per la sala di musica, no? Io in questo caso, pensando alla presenza della luce naturale, pensavo che utilizzare un materiale che permette attivare la presenza, diciamo, della luce all'interno di questo spazio, e pensavo che l'alluminio potrebbe essere questo elemento, un elemento che con il suo brillo, il suo riflette, e permette attivare, diciamo, questa presenza della luce naturale all'interno del nostro auditorio, no? A volte tutti gli architetti vogliamo, diciamo, non so, causare una forte commozione, no? delle persone nel nostro edificio, nel nostro spazio. A volte è la propria qualità dello spazio che permette, diciamo, questa, diciamo, emozione quando si entra in un edificio così. Però a volte
è l'utilizzazione di materiale. Io penso che quando si utilizzano troppo materiale, questa capacità di impatto viene devaluata, viene diluita, no? Invece in questo caso, pertanto, la limitazione significa rafforzare questa qualità. Tanto questa è la parte sopra, io ho disegnato anche la butaca, la sedia. È un'architettura, pertanto, che invoca un'architettura, un edificio, diciamo, che invoca un'architettura che mette l'accento in questa dimensione urbana, nella ridefinizione e nella riqualificazione dello spazio pubblico, dei territori condivisi, che reclama un'architettura, che reclama la sua appartenenza alla città. Io non so se abbiamo tempo, sì, abbiamo un'ora, a questo punto un'ora, continuo con questo, quello possiamo lasciarlo. Solo manca questo, che è un progetto che oggi è una polemica enorme in città, la nostra città, è un secondo progetto per questo spazio. Il primo progetto era il Caixa Forum, che era un concorso che ho vinto in Spagna, il Caixa Forum de Sevilla, perché conoscete sicuramente il de Madrid, che è stato realizzato da Gerzo de Miron, de Barcellona di Sosaki, Carmen Pinosa ha fatto Saragossa ultimamente, e questo di Sevilla dovevo averlo fatto io, però non ho potuto essere, e finalmente ho fatto un secondo progetto più contenuto, diciamo, di un tono minore, però che al stesso tempo ha prodotto una commozione nella città, una parte della città, diciamo, per essere, no, io penso che la città, sì, ma non voglio dire no. La Tarazana, questo è l'arsenale di Siviglia, è un edificio magnifico, io ho avuto ieri l'occasione di visitare il magnifico arsenale qui a Pisa, tutte e due, il primo e il secondo, il secondo da fuori, che è molto bello, però che non ha la grandezza di questo arsenale. No? E l'arsenale viene costruito chiaramente, se vede di qua, il fiume, e è costruito nel 200-240 dopo la conquista di Sevilla per i castellani, per Fernando III lo Santo, 10 anni dopo si comincia la costruzione del Grande Arsenale. Grande Arsenale che ha funzionato come arsenale solamente per 3 secoli, o meno, 2 secoli, e dopo è diventato, diciamo, pues, non so, magazzino portuale, un sacco di buone, vediamo alcune cose. Per esempio questa è l'immagine, quella del fondo, è quella dell'arsenale, porto fluviale della città, quando Sevilla ha vissuto la maggiore avventura della sua storia, è diventato porto e porta d'America, perché aveva, diciamo, il monopolio del commercio con America. Qui si vede tutte queste l'arsenale, con ovviamente qui una facciata nuova, una facciata diversa, che è questa di qua. Vediamo. Questa è la. Basicamente sono 17 navate nel secolo XIII, appoggiata o addossata alla muraglia, alle mura arabo. Arabe, che queste di qua, anche queste. E, bene, una cosa veloce, passo, come si è trasformando con il tempo, evidentemente ammettendo e assumendo usi diversi, per esempio qui la dogana
siccome la dogana stiamo parlando del 700, questa è la dogana con questa planta basilicale e qui si costruisce l'ospedale della Carità, che è un bellissimo edificio che suppone la superposizione delle due strutture, di questa struttura barocca fatta del grande architetto Leonardo de Figueroa, che è il grande architetto di Andalusia, che ha fatto quasi la maggior parte delle grandi chiese della città e fuori di città, e che è un esercizio di sensibilità enorme per quanto riguarda il rapporto con la struttura di archi dell'arsenale. Qui questa foto si vede, questa è la dogana e l'ospedale. La dogana dopo è stata demolita nel 1945. Questo è l'ospedale della Carità, con questi due patti, in una posizione diciamo trasversale. Ha sostituito questo elemento centrale, che era un elemento come questo, era con queste appunto un poco ogival delle archi. Questa era per esempio l'entrata alla sala di Cristo, nella sala del fermo dell'ospedale, che è bellissimo spazio, che è questa sala, che è costruita dentro, diciamo, tra due pareti dell'arsenale. Questo è pertanto l'anno 45, è stato demolito, qui hanno costruito l'ospedale della Carità che esiste oggi, e questa è la nostra parte, la parte in rosso, che corrisponde già nel 700, è stato trasformato in quello che si chiama maestranza o fondizione di artiglieria. E questo di qua è stato una forte diciamo, intervento che vediamo adesso. Qui bueno, c'è una foto, qui si vede, già, questa è la costruzione del 700, che costruisce la facciata delle sette navate, la chiesa dell'ospedale della Carità, la torre dell'oro, e la giralda, che come sapete voi è costruita, è un campanile rinascimentale costruito sul minarete arabe. Bien, questa portanto la situazione oggi, l'ospedale della Carità al centro, e nostra parte dove si vede le navate, però le navate non sono la copertura delle navate solo, sino di un piano superiore. Questo è lo spazio che io penso è un spazio assolutamente emozionante, un spazio insolito, allo stesso tempo assolutamente sconosciuto nella città. Permanece rimasta chiuso da 20 anni. E per me, qui se puoi vedere, queste sono le volte costruite nel 700 per fare sopra, diciamo, in alcune navate, per fare alcuna costruzione di magazzino per le artiglierie, eccetera. Questa è la cota attuale e questa è la cota della città. La cota primitiva sta 5 metri più basso. E io ho capito che almeno per me, io penso che il fatto che i pilastri sono occulti 5 metri sotto non resta né un apice, e la percezione di questo spazio memorabile è incommensurabile e unico. In maniera che noi abbiamo, dopo parliamo di qual è la proposta, però queste sono le grandi archi, non sono sette navate, dei archi che vengono uno tra le altri in questa prospettiva magnifica delle archi, dove qui si vedono alcuni elementi della fondizione d'artiglieria, che hanno, per esempio in questo caso, hanno demolito uno delle grandi archi per fare alcun tipo di questo. Si vede che è stato continuamente, tanto questa anche questa per esempio è una scala che permette, consente la salire alla parte superiore dove c'era la,
diciamo, il Museo delle Armi durante che queste, un spazio magnifico. Bello, questo è. Sono questi, bene, la copertura è questa, che è una copertura del 700 e che cubre una navata sì, un'altra no, di maniera che va lasciando, permette quanto la illuminazione naturale che penetra di questa forma pautata all'interno del nostro edificio. La nostra proposta, diciamo, si situa, diciamo, alla confluenza di due impulsi. Da una parte, uno, il passo del tempo, due, il rapporto con la città. E queste sono due riflessioni che ovviamente, due impulsi che hanno tanto da vedere e che si esplicano per se stesso, diciamo, se relazione si esplicano a se stesso, il passo del tempo e la presenza della città. L'edificio si situa qui, la Tarassana, quel fiume, e il grande, diciamo, l'insieme monumentale della cattedrale, l'Alcazar, l'archivio d'India, che è questo di qua, l'edificio fantastico, la Plaza del Toro, effettivamente. E questo è un barrio extramuro della città, che è il barrio dell'Arenal, si chiama, dell'Arenaia, no? E questa situazione pensavo che era molto importante, diciamo, la posta in funzionamento di questo spazio, perché permetteva approssimare, diciamo, il rio, il fiume al centro storico della città, perché oggi c'è come un distanziamento enorme tra la città, non è come Pisa, dove il fiume parte, diciamo, in due la città, però che hanno caratteristica abbastanza simile, invece di qua no, e all'altro lato c'è un quartiere estramuro del centro storico che si chiama Triana, che ha una consistenza, diciamo, fisica minore. Questa è la strada 2 de Mayo, che è la strada che comunica il centro storico, diciamo, il conjunto monumentale, con il fiume. E questa è la ultima delle nave, no? Dalla copertura, claro, la copertura, la presenza della cattedrale è impressionante, no? Pertanto è un plus fantastico che, da alcuna maniera, ha diventato, diciamo, una delle materie importanti del progetto, e soprattutto l'organizzazione del vestibolo superiore, la situazione della caffetteria, ristorante, eccetera, eccetera. Questa è la parte superiore, dove un po' si vede, questo è il corpo centrale, il corpo principale della facciata, che è il corpo fatto bene, invece gli altri sono elementi che sono un po' in rovina, abbandonati. E così, questa è la copertura di ferro, invece questi sono le magazzini che hanno costruito sopra. Qui si vede anche questa situazione. Bene, questo è il stato attuale, piano terra, vediamo che questa è la parte che è stata già trasformata in alcuna maniera, mentre l'altra si mantiene abbastanza bene. Parte superiore sono queste tre navate longitudinali e queste due trasversali. E questa è pertanto partiamo dall'esistenza di questi due livelli. Questa è una sezione oggi dove ci sono per esempio dei buchi, dei grandi buchi come in questo caso, di maniera che qui si vede la sezione sopra dove ci sono le tre costruzioni sopra. Vado un po' più avanti, qui è la sezione chiaramente dell'edificio dove ci sono le sette navate e le tre costruzioni sopra. Il progetto, che è un progetto di un centro culturale con un programma molto semplice, un auditorio piccolo, 100 persone, diciamo un grande spazio culturale, e dopo, bene, tagliere culturale, infine, tutti questi elementi che conformano un centro culturale.
Diceva che il passo del tempo era molto importante, perché un edificio non è un testimonio di un solo tempo, un edificio, un monumento, è testimonio di tutta la storia. E per lo tanto, precisamente in queste farse, l'edificio lungo la storia, identificando il suo processo, diciamo, di evoluzione con l'evoluzione della città, si comprende, diciamo, l'idea di capire l'edificio come una sommatoria, una somma di strati diversi. Da un'altra parte, il rapporto con la città. Un edificio non può essere un monumento, non è solo, diciamo, un oggetto archeologico, un oggetto, diciamo, che si guarda a se stesso, sino che in alcuna maniera è una parte, diciamo, essenziale della città. Questa relazione di giusta posizione, di convivenza tra la città e il monumento, per esempio in Siviglia, esplica il processo di formazione della città. Nel nostro caso, questo spazio continuo del piano terra, da una parte, e la continuità, diciamo, la stessa cota della città, permetteva di prendere la decisione più importante del progetto. Chi è questa? Che aprire, diciamo, la ultima delle navate, questa, alla città. Siamo in un momento dove in quasi tutta la città, non solo in Siviglia, però Siviglia ha un carattere, diciamo, quasi di paradigma di sottrazione dello spazio pubblico, e pensavo che era questa un'opportunità di offrire alla città lo spazio pubblico probabilmente più qualificato della città, che è questa grande piazza coperta. De maniera che il progetto consente, di questa maniera, aprire l'edificio alla città tramite questa strada, 2 de Mayo, costituendosi questo grande spazio in un agora culturale, un punto di incontro di intercambio civico, diciamo, per tutti i cittadini e visitanti, introducendo pertanto il programma negli spazi che stanno già trasformati anche nel piano superiore. Qui per esempio c'è l'entrata, diciamo, qui c'è un'interpretazione dell'edificio, la libreria, zona di entrata di materiali, eccetera, eccetera. E pertanto questa cosa che facciamo è aprire, questa è la decisione principale, aprire, diciamo, questa è la città. Questa è la situazione attuale e questa è la situazione di progetto. Diciamo, in questo caso non solo, diciamo, possiamo offrire, diciamo, alla città un nuovo spazio pubblico, sino in questo caso è un proprio edificio che diventa spazio pubblico. Questa è un po' l'immagine di come può essere questo grande spazio, che è un spazio destinato a, non so, accadimenti, eventi di qualunque tipo che possiamo immaginare, lasciando tutto il resto del programma alla quota superiore. Questa, no? Per esempio, questa sarebbe piano terra, piano superiore, e questa è area di esposizione temporale, che è questa la situazione attuale. Qua abbiamo pensato, questo potrebbe essere una gran sala di esposizione, la sala di mostre. E qui ci sono sopra le tre navate longitudinali, che per esempio questa, che diventa adesso la caffetteria, il ristorante, con una terrazza dove si può guardare la cattedrale, la Giralda. Ci sono pertanto questo nuovo vestibolo, c'è un nuovo hall che permette, in alcuna maniera, diciamo, unire le tre, connettare
le tre navate, quella da sopra, costruendo un nuovo questo spazio di qua, un nuovo spazio. Per esempio questo sarebbe una immagine, sopra è un po' la maniera attuale, questi sono già restaurati, riabilitati tutta la parte sopra. Io credo che la... qui è stato attuale la proposta dove, bueno, si può vedere che quasi non cambia assolutamente nulla, c'è alcuni elementi che formano parte di questa struttura delle navi che cercano di passare inavvertite la nuova configurazione dell'edificio rinnovato. Questa di qua, ancora un'altra volta, queste sono basicamente gli elementi nuovi del progetto, questa di qua. Stiamo parlando pertanto di un atteggiamento che si allontana abbastanza da questo conservazionismo dogmatico che fossilizza l'istoria, ancorandola in un solo momento della sua storia e impedendo o non consentendo l'apportazione di valore architettonico a lo largo del tempo, come è successo sempre nella città storica che oggi noi proteggiamo. Io penso che sì, ha funzionato sempre, l'architettura ha vissuto sempre così, di mestizaje, di intercambio. La tradizione deve mantenersi chiaramente, però deve essere rinnovata, deve essere reattivata, fertilizzata, grazie a merce a questo intercambio di cultura. Grazie, mille grazie. Ringraziamo l'architetto Consuegra per questo intervento prezioso all'interno del nostro ciclo. Siamo passati da 2 settimane fa dall'Inghilterra alla Spagna, quindi 2 culture, 2 linguaggi formali differenti, 2 lingue differenti anche, per la fortuna di molti. E, quindi ecco, adesso apriamo lo spazio delle domande. Vogliamo appunto che questo sia un momento di crescita e di formazione per tutti quanti e quindi approfittiamo il più possibile della presenza qui dell'architetto. Vedo già una mano alzata, così mi piacete, andate. Volevo fare una domanda sulla genesi del progetto. Ripensando ai vari lavori svolti nel corso degli anni, ritiene che l'esperienza e il tempo modifichino, influenzino il modo in cui un progetto trova la sua genesi o è possibile individuare delle invarianti all'interno del processo creativo? Io penso che sì, ovviamente il tempo è chiaro, il passo del tempo è un fenomeno irrepetibile, irrecuperabile. È chiaro che il passo del tempo permette l'entrata di input che probabilmente non c'erano presenti un tempo. Sento meglio? Sì. Sì. Però chiaramente un progetto parte sempre, di un'idea, o c'è un'idea primera, no? Un'idea primera, che si muove con libertà e che, in alcuna maniera, opera sul contesto fisico e sociale tramite sempre di una... con l'attributo proprio della nostra disciplina, tramite una strategia adeguata. Però questa idea, che è un'idea primera, che può avere già anche determinazione formale, potrebbe essere, e che si muove con certa libertà, va arricchendosi
e la misura in che o la, nel tempo che si confronta con i resti delle condizionanti di progetti, sono il luogo, come sono il programma, il budget, la storia, eccetera, eccetera. E questo è un processo che non è un processo lineale, come tutti sappiamo, è un processo aperto, un processo che andava avanti e va indietro, però non si ferma mai. Un progetto, diciamo, quasi elicoidale, che non elimina, un processo di accumulazione che non elimina nulla salvo quelle diciamo condizionanti che sono superflue e che ammette in alcuna maniera anche diciamo elementi antitetici, della stessa maniera che ammette da una parte la tradizione e la tradizione e esperienze diverse, no? Sisa diceva che si trattava quasi di recomporre un frammenti per fare un nuovo tutto, no? Perché quando dicevano si inventa, l'architettura non si inventa, si trasforma, si trattava pertanto di recomporre diciamo di diversi frammenti per raggiungere una nuova unità, no? Tra multiple tensioni. Questo è un po' il processo che ovviamente deve arrivare a una sintesi un po' di tutti questi fattori che intervengono nel progetto. Quando questa sintesi, se è una sintesi dove si arriva a questo equilibrio, dove la risposta è adeguata a ognuno di questi fattori e non c'è alcuno, per esempio, che più, diciamo, ha un'eccitazione maggiore che gli altri, allora penso che la risposta è sempre meglio quando risponde a questo equilibrio. E perché parlo, ho parlato prima dell'equilibrio, per esempio, tra, diciamo, della forma architettonica e, per esempio, la costruzione, però anche también la risposta al luogo o la risposta, diciamo, non so, alla una condizione economica del progetto, del budget e tal. Penso che raggiungere questa sintesi un po' di tutti i fattori ovviamente è un po' l'obiettivo del nostro progetto. In questi giorni sappiamo, come ci hai detto, che sei stato hai avuto l'opportunità di girare la nostra città e c'è un tema che è abbastanza attuale in questo periodo, in questi anni, che è il rapporto tra la nostra città e l'acqua, in particolar modo con il fiume. Non ti chiedo del fronte mare, perché non penso tu sia stato a Marina o Tirreni o Calambrone. E, quindi, al di là delle impressioni, delle grandi polarità, delle grandi emergenze, Piazza dei Miracoli, Nuovi Arsenali, la Certosa fuori dal centro, eccetera, voglio sapere che considerazioni, se puoi fare, su l'architettura basica del centro storico e il suo rapporto con il nostro fiume, cioè il rapporto tra città e fiume, come lo hai visto, quali possibilità magari puoi intravedere. Questa è impegnativa. No, soprattutto perché veramente siamo andati solo, diciamo, alla parte monumentale di città, no? E abbiamo passato solo in macchina per la strada prossima al fiume, però ovviamente non sono così atrevido per dire, cioè, che cosa deve fare la città in relazione al fiume. Però, per esempio, è chiaro, facendo un parallelismo alla città di Siviglia, Siviglia è un fiume di una dimensione abbastanza simile all'Arno, al Guadalquivir, a suo passo per la città, no? E è vero che che sempre c'è una signatura pendente della città, il rapporto della città con il fiume. Il fiume separa, è un elemento che separa due parti della città, e deve essere tutto lo contrario, deve essere l'elemento che unisce, diciamo, la città, le due parti della città, convirtiendosi in questo elemento di struttura, di connessione tra le due parti della città.
Io non so come si usa l'Arno qui a Pisa, no? Però sì che per esempio in Sevilla non si usa, non si utilizza assolutamente per nulla, no? E io penso che sì che il Rio deve avere un gran protagonismo, diciamo, nella vita della città. Alcune città lo hanno, no? A Parigi per esempio il Sena si utilizza anche come via di trasporto, no? Por supuesto in Shanghai, la grande città cinese, il fiume ha una potenzialità enorme e ha una grande funzionalità anche in città, no? Per noi il fiume è quasi un ostacolo a salvare, no? Per passare all'altro lato della città, e ovviamente non approfittiamo, diciamo, la capacità che ha il fiume come una grande, diciamo, autopista, diciamo, di connessione tra le due parti della città, no? Io veramente non conosco chiaramente quali sono le deficienze, diciamo, dal punto di vista, per esempio, di equipamento, diciamo, di infrastruttura culturale in città o no, però chiaramente il fiume potrebbe essere un elemento molto attivo, no, nella vita della città, no? Si vede che tutto il mondo c'ha la piazza dei Miracoli, no? E dopo io ho visto solo con la macchina il fiume, no? Non ho avuto neanche la possibilità di guardarlo, no? Però chiaramente io penso che sì, che questa è una signatura, non so come si dice, no? È una disciplina, è qualcosa, diciamo, che manca ancora per studiare bene come il fiume può integrarsi, diciamo, nel ciclo di vita della città. Però non posso in questo, no, mi atrevo a dire nulla, però posso collaborare, sì, con l'architetti pisani a cercare una soluzione. Buonasera. Dunque, rispetto ad alcuni progetti che ci ha mostrato oggi, mi sembra di poter dire che gli spazi di soglia, quindi gli spazi di mediazione tra interno ed esterno e tra pubblico e privato, nelle sue architetture rappresentino gli spazi più densi e più intensi, non soltanto diciamo, in termini di relazioni che sono possibili all'interno di questi spazi, ma anche proprio per la qualità dell'esperienza spaziale all'interno di essi. Mi chiedo se è possibile, secondo lei, individuare proprio in questi spazi la matrice dei suoi progetti, che viene poi declinata in relazione alle specifiche esigenze del programma di progetto. No, questi sono spazi che ho parlato, che mi piace esplorare, no? Questa situazione sempre del territorio che non vengono definiti, che non sono chiari, che sono, non hanno confini definiti bene. E questo mi piace tantissimo. Questi spazi di intermediazione sono spazi che non so perché hanno un grande fascino. Sono sempre questo spazio di intermediazione, la soglia, sono elementi di pergola, elemento dell'atrio, l'elemento di intermediazione tra, diciamo, l'interno e l'esterno, tra lo collettivo e lo intimo. Penso che questi spazi hanno una enorme qualità e che forma parte chiaramente di questa cultura mediterranea, no? O sea, questa sequenza di ombra, di luce, penumbra, fino ad arrivare al cuore, per esempio, la casa mediterranea, è chiara che appartiene a questa, diciamo, considerazione della presenza di questo tipo di spazio, di frontiera, no? La frontiera è sempre, diciamo, un elemento affascinante, no? Tutto succede alla frontiera, no? Niente succede dentro, fuori. Se questa è la ragione, dopo ho pensato perché mi piaceva tanto San Peckinpah, no? Perché San Peckinpah ha lavorato sempre nella frontiera, la frontiera dell'età, del personaggio, la frontiera dei due stati diversi, la frontiera del tempo. E tutto questo è molto enriquecedore, no? Arricchisce tantissimo, diciamo, l'architettura,
che per me è stato sempre, diciamo, l'espazio che mi ha interessato esplorare, ma esplorare di più, no? Dopo ovviamente devo risolvere il problema di programma, no? Però come, perché penso che questo è, forma parte dell'architettura necessaria, no? L'architettura necessaria non è quella che soddisface solamente, diciamo, una funzione, deve andare oltre la funzione. E l'architettura necessaria è l'architettura che costruisce la nostra città, la nostra, costruisce, guarda, o sea, preserva il paesaggio, define gli spazi pubblici e il territorio condivisi. Questa è l'architettura necessaria, no? Pertanto questa, diciamo, questa, io ho sempre pensato che, lo parlava oggi in un progetto con il professore Lanini di uno studenti, no? Che entrare direttamente, aprire una porta, entrare dentro, sembra qualcosa un po' brutta, no? Deve avere sempre una specie di preparazione, un spazio, un rituale d'accesso. È sagrato. Sì. È sagrato. È sagrato laico, che diceva Manuela Retano. È così. E questo è sempre, no, non sempre è possibile farlo questo, no? Però sì, anche per esempio l'ho fatto anche nell'edificio di abitazione sociale a Madrid, a Valleca, questa sorta di metafora urbana in metà della periferia di Valleca, è un spazio, diciamo, di transizione tra, non si entra direttamente, diciamo, al spazio centrale, no? Deve passare per questo spazio della rampa, chi entra, no? E che ti prepara per entrare un po' dentro di questo spazio luminoso, no? Veramente sono, sì, è chiaro, non so se è una caratteristica, ovviamente è una caratteristica del mio lavoro, no? Non è che stia presente, diciamo, in tutti, perché no, non può essere, però pretendo, intento in ogni progetto risolvere sempre questo problema dell'ingresso, tramite sempre di questi elementi, di questi vuoti, di queste elemento di spazio ambigui senza essere chiaramente definiti. Allora, la mia domanda è, per quanto riguarda l'auditorium che ci ha mostrato, che lei ha progettato, in cui parlava dell'utilizzo di un materiale, di quanto sia importante l'utilizzo del materiale, e in quel caso l'alluminio, quello era comunque un intervento di nuova, cioè un suo nuovo progetto. Invece, per quanto riguarda un progetto di riqualificazione come può essere quello degli arsenali, cioè l'impiego del materiale, quanto è importante e quanto è importante distinguersi dalla preesistenza architettonica? Sì, rispetto all'arsenale, che questo è un progetto, diceva prima che era un progetto molto polemico, però così polemico che non possiamo cominciare a fare il progetto, il cantiere, e abbiamo già tutto il permesso di costruzione, abbiamo tutto. Però c'è avuto, diciamo, una polemica per parte di alcuna parte della società che appartiene, diciamo, a queste, diciamo, che hanno questo atteggiamento, diciamo, riduzionista, no? Che loro vogliono lasciare l'edificio come un museo di se stesso, no? Mettendo barche, cagnone, eccetera. Questo è un po', e scavando fino ad arrivare alla quota primitiva. E questo è il grande, diciamo, dilemma, polemica che precisamente vive oggi la città, e che non consente cominciare i cantieri, perché loro parlano di una, diciamo, falsa riabilitazione, nel senso di che non recupera l'altezza primitiva del monumento. Io, per contro, penso che, e per questo pensavo del passo del tempo, questo riempimento, no? Che sia un riempimento di 20 anni fa, è un riempimento del 500. Quando la città ha cresciuto intorno all'edificio, per creare questo muro di difesa del fiume, evidentemente l'edificio ha dovuto crescere anche per adeguarsi, diciamo, alla città, in questa relazione intensa,
prolifica che ha sempre la città con il suo, e con il suo edifici, con i suoi monumenti. E pertanto, al margine di un'altra considerazione estatica dal punto di vista strutturale, che oggi questo riempimento sta contribuendo di una maniera, diciamo, fortissima alla stabilità strutturale dell'edificio, perché ovviamente sta tagliando un po' l'altezza, no, dei pilastri, e dopo la costruzione che hanno fatto nel Settecento c'è alcuna patologia non stabilizzata che ovviamente recomendano o suggerono non scavare per non evitare una rovina o risolvere con un'altra, diciamo, soluzione diversa, no? Come per esempio sicuramente sarà necessario introdurre dei tiranti di trazione, perché non c'è una continuità delle volte, no? C'è una volta, c'è un'altra, non esiste la volta, per lo tanto le volte tratterà ad aprirsi, e questo introdurrà una struttura diversa sulla percezione che oggi esiste. Per lo tanto è un tema complicato e si perderebbe anche questo rapporto con la città, perché sì, facciamo un buco, una scavazione che non può essere completa, deve essere solo un buco, perché c'è anche resti archeologici del 500, quando la prima navata era una pescateria, era un mercato di pesce che ha anche i resti, per lo tanto questo non si può toccare. Allora il problema è che questo vogliamo un spazio, diciamo, con un buco per arrivare alla quota primitiva e raggiungere lo che loro chiamano la cattedrale dell'arsenale, o da un'altra parte lasciamo come sta, che io penso che realmente questo spazio che no, produce una grande commozione a tutti, e lo spazio come lo vediamo oggi, come lo percepiamo, come si percepisce oggi, no? Io non so se scava completamente 5 metri e guadagna molto o no questo edificio, però ante la incertidumbre di non sapere questo, preferisco optare per questa continuità dello spazio con la strada, con la città, e fare diventare un grande spazio pubblico, un spazio culturale, un spazio espositivo. E questo è, no, niente da vedere con la sua domanda, lo so. Però, come ho detto prima, questo tema della polemica, e dopo non mi è riferito a questa polemica, voglio farlo adesso. Per me la continuità, diciamo, era chiara, no? Con la città, e portanto l'apertura, diciamo, si è detto che è un'apertura, che è una traizione, perché era sempre aperta nel fronte e non era laterale, e che stiamo traizionando l'origine di non so che, no? Però ovviamente tutto si trasforma, il monumento si trasforma nella... Il caso più importante è la nostra Giralda, la nostra torre che identifica la città, che è un minarete arabo e che viene finalizzato, no? con queste remate rinascimentali, no? E che è diventato la torre più ermosa che era prima, no? Pertanto, se continuiamo con questa marcia indietro dell'istoria, dobbiamo tagliare la Giralda, dobbiamo tagliare tante cose e tal. Pertanto penso che queste, diciamo, trasformazioni del monumento in un'adattazione al nuovo uso della città, è chiaro che deve essere così, e questo è un po' la nostra proposta. In relazione, io ora vado di materiale, ovviamente, per esempio, però il pavimento era un tema importantissimo in questo progetto. Io avrei piaciuto, e queste, perché? Perché non deve essere un pavimento fisso, un pavimento che possa percepirsi come il pavimento definitivo, che parla di che questa è la quota sua, no? Questo deve parlare di che
c'è qualcosa dentro, no? È un po' il misterio delle cose interrate, no? Io, se io amo la clarità, però, però busco, cerco il misterio sempre. Questo penso che in questo caso sono... Io avevo pensato, al passo che non c'era soldi, di fare grande placca, come si chiama, di ferro, di queste grandi di ferro di un centimetro, due centimetri, no, due, tre centimetri, che lo mettono sulle strade per il passo di macchina quando c'è algún buco, no? Metterlo come grande plancia di ferro che coprono tutto, perché come una cosa sovrapposta sul suolo esistente, perché non è il suolo. Questo era troppo costoso e finalmente ho deciso di creare questi elementi che sono una placca alveolare di cemento armato, che sono a 9 metri, che nei 9 metri è la distanza tra le archi, 9 metri per un metro. E questi sono che si depositano chiaramente sul terreno, sulla terra, senza nessun tipo di cemento, no? C'è qualcosa, è molto importante pertanto il materiale in questo caso, perché il materiale deve parlare di questa condizione di questo mondo sommerso, di questo mondo sotterraneo, no? Che sta sotto questo pavimento. Non può essere un pavimento in pietra finito, no? Che potrebbe portare all'errore, per la protezione. Evidentemente rispetto alla cota superiore, perché qui dopo mettiamo la parte di logistica, tutto questo della libreria, la tienda, il negozio, tutto sono pannelli che costituiscono dei recinti autonomi. Non tocca mai le archi. Ho voluto mostrare il progetto in tanto dettaglio, però sono sempre fatto sempre una lamiera nera di ferro e che sono un elemento assolutamente autonomo. Invece sopra che il piano sopra, che ovviamente ci sono un'architettura che ha meno entità che questa, abbiamo, sì, qui per esempio, no? Qui abbiamo introdotto un'architettura contemporanea, anche di materiale contemporaneo, per esempio questo d'alluminio, tutta la parte sopra, la copertura, sotto è alluminio anche, no? Questo è il cemento, magnesita realmente, il suolo. Sì, io penso che è importante, sì, importante dare un passo indietro e lasciare parlare all'istoria, non è meno importante sapere quando depositare la nostra cultura, il nostro tempo in un edificio. Io penso che questo è molto importante. Io salvo in quella epoca dove non ho avuto cultura, non ho avuto una portazione di questo tempo all'edificio, alla città, al monumento. Pertanto penso che noi siamo obbligati a portare la nostra cultura e il nostro tempo al monumento. Della stessa maniera che la Giralda ha cresciuto con il campanile rinascimentale dopo il periodo arabe, no? In questo caso, e questo è anche altro motivo di polemica, no? Lì, perché loro pensano che è meglio lasciarlo come sta che come sta l'immagine superiore, no? Però io penso che è molto importante, sì, che depositare questa, no? La nostra cultura, il nostro tempo e nel monumento. Come penso che questo è stato il processo storico. Se non si fa ora, ovviamente io non so se è buono o male, non so, però evidentemente è una situazione storica. No? Sempre è la città che oggi proteggiamo, no? È sempre stato così. Sempre ha avuto un deposito di cultura, bueno, basta vedere, no, qualche monumento, ha avuto sempre, parlavamo ieri, no, dove sta la
professoressa, della cattedrale, no? Ci sono tante apportazioni diverse lungo la storia che non si può capire riducendo solo la cattedrale al tempo della sua origine, no? In questo caso io sono, sono d'accordo che si deve incorporare, diciamo, perché non si tratta solo della preservazione del monumento, che per supuesto è così, ma in questo caso della riattivazione, di una reinvenzione dello antico, diciamo, con una riutilizzazione contemporanea. Questa è la sfida, no, di questo progetto. Allora, io ringrazio tutti, grazie mille, grazie all'architetto, grazie a tutti voi per le domande. Grazie anche a chi ha aspettato e ha seguito pazientemente in piedi. E, noi ci rivediamo fra 2 settimane, venerdì 29, con Riccardo Baggordon. La conferenza sarà al Cinema Nuovo, vicino alla stazione, alle ore 5. Comunque avrete comunicazione via internet e anche a figgere le locandine. Grazie ancora e arrivederci.